Lotta per Leporano, con la dottoressa Yolanda Lotta, candidato sindaco. Da anni, un grande impegno sociale ed amministrativo in favore della collettività. Donna dei Mari è un appuntamento che ogni anno qui si svolge a Leporano, c'è tantissima gente, noi diciamo vogliamo abbinare sia l'eleganza, la bellezza, ma dare anche un segno che le donne del territorio tarantino sono donne valide. Questa serata è musica nei vicoli, c'è tanto entusiasmo, tanti giovani, ci sono 9 gruppi che si esibiranno nei vicoli del centro storico, ma tanta cultura, arte e enogastronomia. Stiamo cercando di fare turismo perché realmente Leporano è diventato il punto della provincia ionica. Noi siamo orgogliosi di avere qui a Leporano le colonne portanti dei New Trolls. Loro sono arrivati, noi li abbiamo accolti come cittadina accogliente, giusto? Perché veramente voglio dire, siamo stati una cittadina Leporano che sa accogliere e siamo orgogliosi di avere qui. La piazza stasera è pienissima. Manca mezz'ora ed è già piena. Mezz'ora, un'oretta all'inizio ed è già traboca. Non so come faremo a muoverci tra una mezz'oretta. È arrivata gente da Bari, da Potenza, da tutta la provincia ionica. Leporano, l'ombelico della Puglia. L'ombelico della Puglia, realmente abbiamo anche puntato sulla comunicazione, grazie a loro che sono conosciutissimi e veramente ci porteranno indietro col tempo. Abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di sentirci. Io mi sono sentita con Anna Pulpito, che fa parte della presidente dell'associazione AVO, e insieme abbiamo deciso di non festeggiare la donna, di non diciamo, ricorrere nelle solite manifestazioni che si fanno, diciamo, che fa diciamo, tutto l'iter, ma abbiamo voluto focalizzare una manifestazione proprio a tutela delle donne. Le donne bisogna celebrarle 365 giorni l'anno e proprio in questo modo che insieme all'associazione AVO abbiamo voluto proprio dare un pensiero alle donne, alla forza delle donne e parlare della prevenzione. I ragazzi attraverso la musica imparano a stare in gruppo, chi studia musica e diciamo ha anche una marcia in più rispetto agli altri ed è un momento di aggregazione sociale e di gruppo forte perché rimangono coesi. Lotta per Leporano, con la dottoressa Yolanda Lotta, candidato sindaco. Da anni un grande impegno sociale ed amministrativo in favore della collettività.